Il superfan reale esprime delusione per la principessa del Galles, che potrebbe indossare un copricapo floreale invece di una tiara o l'incoronazione del re. Kate, principessa del Galles, è stata sollecitata da un superfan fuori da Buckingham Palace a optare per una tiara su un copricapo floreale durante la cerimonia di incoronazione di Re Carlo III questo fine settimana. A Kate è stato suggerito di indossare la ghirlanda invece di una corona durante l'incoronazione del re, che segna un allontanamento dalla solita tradizione. Patrick Christie di GB News ha intervistato un appassionato reale che ha espresso disappunto nel sentire che i diademi saranno abbandonati per l'incoronazione del re. Il fan entusiasta ha incoraggiato la principessa del Galles a indossarne uno, esortandola: dille di mettersi la tiara. Sono qui per le tiare. Secondo i rapporti, nessuna delle donne reali indosserà diademi alla cerimonia imminente. Una biografa della famiglia reale, Sally Bedell Smith, ha affermato che la principessa del Galles che indossa una corona floreale simboleggia l'apprezzamento del re per la natura e il suo amore per i fiori, ha detto All-Evening Standard. Sembra anche un tocco particolarmente egualitario. Come moglie del futuro re, darà l'esempio alle altre donne della congregazione, che potrebbero trovare imbarazzante anche solo pensare di indossare i diademi. Un risultato potrebbe essere che le corone e le insegne ricoperte di gioielli preziosi possano risaltare in rilievo più nitido come simboli della monarchia. Dopotutto, sono tenuti in custodia dal monarca per la nazione e rappresentano la continuità della monarchia nel corso di mille anni. La dedizione del re alla conservazione dell'ambiente è evidente nell'uso di materiali riciclati per l'evento, come un albero danneggiato dal vento per lo schermo dell'unzione. Tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale da parte di Kensington Palace in merito al copricapo della principessa per la cerimonia di incoronazione. The Palace ha rifiutato di commentare, affermando che il pubblico dovrà attendere l'evento.